un gioco di abilità e tecnica che brucia in pochi secondi una teoria di tessere allineate una vicino all'altra. È l'effetto domino, ovvero unire una serie di tessere e farle cadere via via. L'effetto domino è una reazione a catena lineare che si verifica quando un piccolo cambiamento è in grado di produrre un altro cambiamento. Il termine deriva dalla caduta delle tessere del domino, messe in fila, ed è diventato un vero e proprio gioco. Spingendo la prima tessera, questa causerà la caduta della successiva, innescando la catena lineare. L'effetto è il medesimo in maniera indipendente dalla lunghezza della catena, in quanto l'energia trasferita da ciascun urto è superiore a quella necessaria per far cadere la tessera che segue. Sono milioni gli appassionati che studiano traiettorie, figure da comporre, rimbalzi, forza di inerzia, per creare una reazione a catena. In alcuni casi le tessere possono richiedere, per essere posizionate, schemi complicati e ore di preparazione. Il record del mondo di caduta di tessere di domino è da capogiro, 4 milioni di componenti. L'effetto è spettacolare, i disegni richiedono spesso una certa abilità da ingegneri e diverse persone per metterli in pratica. Non è raro che alle tessere del domino vengano aggiunti altri elementi, ecco allora spuntare palline, molle ed anche scivoli. Tutto per rendere la caduta ancora più interessante e ricca di incredibili soluzioni. L'effetto domino può portare alla creazione di una nuova figura o nascondere qualche scritta. Ecco perché le tessere spesso sono colorate per mettere in risalto disegni diversi. Causa-effetto è questa la semplice regola dietro all'arte di far cadere le tessere dalla prima all'ultima. Curve paraboliche, non conosce ostacoli, l'onda d'urto del domino, un gioco spettacolare da vedere e da costruire.